Sanremo 2020. Voglio parlarti adesso, prima che un giorno il mondo porti via i tuoi sorrisi grandi. Paolo Iannacci, ospite a Radio Belle Monella. Non sarò mai pronto. Prosegue il nostro racconto di questa 70ª edizione del Festival di Sanremo. Un piacere ritrovare anche Paolo Iannacci. Ciao Paolo, benvenuto. Ciao, grazie per avermi invitato. Questa limousine dove speriamo non ti venga la nausea, perché sentivo prima che le esperienze precedenti in limousine non sono state delle più felici. No, mi ricordo sono salito su una mezza limo di questa e ho detto aiuto. Aiuto, ho la nausea, aiuto, aiutatemi! Ma noi qui siamo fermi, quindi vai. Per ora tutto bene. Voglio parlarti adesso, questo è il brano che porti in gara a Sanremo. Non hai nascosto che già avevi tentato di portarlo in gara, ci credi tanto perché ci hai provato, riprovato e finalmente poi è andata. Ma sì, guarda, bisogna essere poi sinceri, cioè non è che bisogna nascondere niente di che. Quando non vieni accettato in una manifestazione così importante, perché ci sono artisti magari migliori di te, ci sono incastri che tu non puoi capire, no? E quindi ben venga anche il rifiuto, fa parte del gioco. Però essendo il brano un brano bello, che comunque è importante a livello anche musicale, era giusto continuare a cercare di esserci in questa bellissima manifestazione. E quest'anno Amedeo ci ha detto di sì. Ci ha detto di sì, e come? E, uscirà tra qualche giorno il repack di un album che comunque già conosciamo, che è Canterò. All'interno c'è una collaborazione con J-Ax che mi ha colpito perché dice troppo vintage. Oh, e spesso alcuni si sentono dire ma sei troppo vecchio, ma il tuo stile non è aggiornati. Quella, cosa vuol dire per te, che tra l'altro la musica la conosci bene, ci sei cresciuto, insegni, cosa vuol dire per te essere un cantautore moderno? Cioè, lo vogliamo capire fino. È una domandona questa, Allora, il cantautore è quello che nella musica leggera prosegue un discorso importante, abbastanza alto, anche con un messaggio sociale, ma è quello che fa trasparire le proprie emozioni in un contesto più leggero, in un contesto che deriva, anche se vuoi, dal vecchissimo melodramma, no? Da recitare cantando, ma non è questo poi alla fine, perché cioè non è solo poi questo, il cantautore adesso è quello che riesce ad essere proprio in sintonia con le proprie creazioni e a farle trasparire nel miglior modo possibile all'ascoltatore. Questo è proprio una sintesi estrema. Ce la scriviamo così abbiamo finalmente la definizione. grazie davvero Paolo Iannacci a Sanremo. A presto. Grazie, adesso andiamo in giro? Certo.